Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lo voglio dire con grande franchezza, ma con grande determinazione, che sia giusto che io non mi ricandidi mai più a chiedere il voto e rappresentare le istituzioni, perché la sentenza è quella che è stata e il mio rispetto per le persone e per le istituzioni mi impone di non essere mai più candidato. Pochi giorni dopo la riabilitazione incassata dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che ha dichiarato estinta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro dichiara di non volere più candidarsi. Per l'ex RAS di Consensi, che per 4 anni è stato in carcere a Rebibbia, dopo una condanna per favoreggiamento alla mafia, questo però non significa l'addio alla politica. Cosa diversa è che io possa continuare a difendere i valori in cui credo, attivandomi con passione in politica e lavorando per rifare la Democrazia Cristiana. Io ho sempre ammesso le mie responsabilità e i miei errori. Sono stato uno che ha fatto delle prebende, della clientela, una scelta politica, prendevo tanti voti, ma erano tanti voti condizionati dal dout des, per dirlo in politica. Ma è finita quella politica, perché oggi la politica è una cosa diversa, ed è finita quell'uomo che faceva politica, che ero io. In cuor mio so di non aver mai voluto favorire la mafia, nel senso che io non ho fatto una scelta di favorire la mafia, ma sono così responsabile da dire che alla fine il mio comportamento questa cosa possa averla fatta, me ne rendo conto, ma non è stata una mia scelta volontaria di favorire la mafia. Quello che in termini tecnici è la differenza tra il dolo eventuale e il dolo volontario. Cosa farà? Farò tante cose. Mi riscriverò all'albo dei medici, continuerò ad andare in Burundia a seguire i nostri malati, poi mi dedico all'agricoltura, che è quello che ho fatto in questi anni per poter vivere, con la coltivazione di fichi d'India, coltivazione di mandorle, di pistacchi. E poi c'è un vigneto dove faccio del vino. In questi giorni ho ricevuto tante telefonate e le chiedono di ricandidarsi. Sono anche consapevole che tutti mi corteggiano, ma nessuno. Io sono come quella donna che tutti vogliono, ma che nessuno la prende, nessuno che tutti vorrebbero che andassi nel loro partito. Ma quando al momento io chiedessi una candidatura, tutti sarebbero giustamente riottosi nel farla, io li capirei.